Ci sono solo tre cose certe nella vita: la morte, le tasse e José María Caleón, titolare del Napoli. Nei due anni con Benitez e nella scorsa stagione con Sarri, Caleón su 112 partite ne ha saltata soltanto una. Anche quest'anno si sta confermando fondamentale per il gioco di Sarri. Pensate che sulle 12 partite di Serie A è stato sempre presente e la stessa cosa vale per le 4 di Champions League. In queste partite Caleón ha realizzato 7 gol e 5 assist. Forse non tutti sanno che Calleti ha un fratello gemello di nome Juan Miguel Caleón ed entrambi hanno militato nella primavera del Real Madrid. Dopo 4 anni nella primavera dei Blancos, il Real Madrid lo sposta nella squadra B, cioè quella che milita in seconda divisione. Soltanto grazie all'Espagnol de Barcelona, Calleti riuscirà a esordire in prima divisione, cioè in Liga. Con i catalani giocherà 106 partite, firmando 12 gol e 14 assist. La sua capacità di sacrificarsi, la sua intelligenza tattica e la sua principale caratteristica, cioè quella di giocare per la squadra, attireranno l'attenzione di José Mourinho, che all'epoca era allenatore proprio del Real Madrid. Mourinho ne apprezzò l'intelligenza, la sua forte personalità e soprattutto la sua duttilità tattica. Per questo lo rivolse di nuovo al Real Madrid. Per Mourinho era incredibile come Caleón riuscisse sempre a farsi trovare pronto, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Ovviamente con i Blancos la concorrenza è tanta e Caleón in 2 anni riuscirà a collezionare soltanto 77 presenze. Grazie al Real Madrid potrà esordire anche in Champions League contro il Lione. Nelle 2 partite successive firmerà ben 2 doppiette contro Dinamo Zagabria e Ajax. Ad oggi sono 19 le presenze in questa competizione per Calleti, con 9 gol e 3 assist. Sull'intelligenza tattica e sulla capacità di adattamento di questo giocatore, Mourinho ci vide davvero lungo. Pensate che nel Real lo schierò una volta come terzino destro in una difesa a 4 e in altre occasioni addirittura come centrocampista. Ovviamente Caleón non sfigurò mai, anzi riuscì addirittura a strappare qualche applauso. Nel 2013 però finirà la sua avventura con i Blancos e approderà, grazie a Rafa Benitez, al Napoli. Il resto è storia. Sono 174 le sue presenze in azzurro, con 52 gol e 36 assist. Pensate che in queste 4 stagioni ha saltato appena 2 partite. Una contro il Villarreal in Europa League, praticamente la gara del ritorno dell'anno scorso finita 1-1, e l'altra per squalifica contro il Sassuolo ai tempi di Benitez. Per un campione del suo livello, probabilmente il suo palmarès è un po' scarno. Ha vinto appena 4 trofei: una Liga Spagnola, una Supercoppa Spagnola, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Forse meriterebbe qualche trofeo in più. C'è un altro dato interessante su Caleón. Il giocatore spagnolo infatti non si è mai beccato un rosso diretto, è stato espulso soltanto una volta ai tempi dell'Espagnol per somma di ammonizioni. Un'altra cosa simpatica sul suo conto è che Caleón, come avete potuto vedere anche voi, gioca sempre con una maglia a maniche lunghe, anche quando ci sono 30 gradi o si gioca in piena estate. Non ho problemi a dire che tatticamente Caleón è uno dei migliori giocatori della Serie A. Con i suoi movimenti senza palla riesce a fare gol e a far fare gol, il che non è poco. Inoltre riesce a ricoprire il ruolo di prima punta, di esterno destro, di esterno sinistro e la sua, importanza in fase di non possesso, cioè quando bisogna difendere, è davvero incredibile. È sempre sul pallone e alcune volte sembra quasi un terzino destro. Partecipa costantemente a tutte le azioni offensive del Napoli, sia con gol che con assist, ma la cosa incredibile sono i giocatori che riesce a portarsi via con i suoi movimenti senza palla e che creano quindi spazio per i suoi compagni. L'anno scorso Higuaín, suo ex compagno di squadra ai tempi del Real, ha realizzato 36 gol. A me piace dire che Higuaín, grazie a Caleón, ha realizzato 36 gol. In molte occasioni, infatti, è proprio lo spagnolo a portarsi via uomini della difesa avversaria e a creare così l'occasione per Higuaín, per il Pipita, di andare in rete. In 2 anni di Benitez e in 2, diciamo così, di Sarri, sono cambiati molti giocatori in molti ruoli. L'unica costante resta Caleón, sempre presente a macinare chilometri sulla fascia destra. In un articolo pubblicato quest'estate su Napoletano Si Nasce, vi lascio il link in descrizione, indicai Bernardeschi come suo possibile sostituto, o comunque come qualcuno che potrebbe ricoprire quel ruolo nel Napoli. Sia chiaro, sono sicuro che in Italia è praticamente impossibile trovare un giocatore finito con le sue stesse caratteristiche, però il numero 10 della Viola, diciamo così, mi stuzzicava. Se avete voglia potete andare a leggere l'articolo e capire un po' meglio di cosa sto parlando. Credo che in tutte le scuole calcio del mondo si debbano mostrare filmati di Caleón.
Caleon è la personificazione del sacrificio, della duttilità, della voglia di giocare non solo per sé ma soprattutto per la squadra. Caleon non ha grilli per la testa, vuole soltanto poter giocare ed è capace di apprezzare anche soltanto 10 minuti di gioco. In quei 10 minuti state certi che darà il massimo. Con l'impegno, con la determinazione e con la costanza, Caleon è riuscito ad arrivare nel calcio che conta e poi a diventare fondamentale per quasi tutti i suoi allenatori. Nessuno è riuscito a rinunciare a questo ragazzo. Un gran cervello, un bel carattere e un fisico sano, e lo zampino di Rafa Benitez, hanno portato Caleon ad essere uno dei migliori giocatori della Serie A e soprattutto a giocare con il Napoli, e questo, fidatevi, non è poco. Insomma, questo era José María Caleón. Spero che il video vi sia piaciuto e che magari possa diventare un appuntamento fisso sul mio canale. Se avete dei suggerimenti da farmi, vi basterà lasciare un commento e magari potete suggerirmi anche il nome del prossimo calciatore. Un saluto a tutti e ciao!